Diciamo, la Gran Bretagna gode da sempre di una mentalità di carattere militare in tutte le sue manifestazioni, una fortissima presenza istituzionale. L'organizzazione della campagna vaccinale è stata fatta in modo molto rigoroso, partendo per fasce di età, non è stata data nessuna agevolazione alle categorie, a parte ovviamente agli operatori sanitari. L'unico modo, diciamo così, per saltare la fila, usare un'espressione che qui non esiste, è quello di partecipare come volontario alla campagna vaccinale, cioè se tu vuoi aiutare a vaccinare gli altri, allora hai diritto a essere vaccinato prima, se no tutti hanno aspettato, insegnanti, personale delle forze dell'ordine compresi, si va per fasce di età e hanno di fatto stanno concludendo la fascia dei cinquantenni e passeranno presto a quella dei quarantenni. E quando ci siamo sentiti preparando la trasmissione, lei mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Mentre noi italiani ci siamo affidati ad applicazioni immuni, robe varie, cioè lei mi ha detto per la convocazione per il vaccino mi hanno mandato una lettera. Sì, è molto semplice, perché quando ci si stabilisce in una qualunque proprietà immobiliare del Regno Unito, bisogna registrarsi con il GP, quel medico di base locale, dando tutte le informazioni di base riguardo alla propria salute, evidentemente, nome, cognome, età e condizioni mediche esistenti, preesistenti. Quindi il database era aggiornatissimo e quindi sono riusciti a fare immediatamente uno screening, ovviamente per età e condizioni di salute che richiedevano fragilità, e quindi hanno mandato una lettera a casa in cui dicevano: guardate, questo è il vostro diritto ad accedere alla vaccinazione di massa, questo è il link a cui dovete iscrivervi sul nostro sito web e scegliete uno slot di orario e un luogo più vicino a casa vostra, venite, presentatevi da quel giorno a quell'ora e verrete vaccinati. Io stesso non so.